Alfonso Balsamo per MSC TV con Don Maurizio Viviani, direttore dell'Ufficio Scuola della Conferenza Episcopale Italiana. Direttore, abbiamo appena concluso questa importante giornata culturale al Centro Studi di Scuola Cattolica. A 10 anni dalla legge 62-2000, all'inizio del primo decennio, con gli orientamenti pastorali proiettati sulla centralità del tema dell'educazione, quali sono le sue aspettative, soprattutto per quello che riguarda la Scuola Cattolica? Io, insieme con numerosi altri colleghi, ho aspettative molto alte e molto ambiziose. Solo alcuni giorni fa sono appunto usciti i miei nuovi orientamenti pastorali, che vogliono tracciare una linea e al contempo vogliono dare una bussola all'intera Chiesa. Educare alla vita buona del Vangelo è un titolo tanto ambizioso quanto attuale. Intende, tra le altre cose, invitare ogni comunità cristiana, ogni movimento, associazione, ente a scommettere su questo ambito importante, e cioè quello di dare in particolar modo alle nuove generazioni ciò che a queste serve per portare il mondo ad un livello ancora più alto di istruzione e di condivisione di valori veri, che sono quelli della cittadinanza e sono quelli del Vangelo. Oggi in particolar modo abbiamo voluto affrontare un tema importante, qual è quello della scuola paritaria, che è un ambito importante e significativo della comunità cristiana, in cui essa, insieme con i vescovi, si vuole scommettere ancora di più, proprio perché si vede che ogni scuola, ma in particolar modo la scuola paritaria, può offrire veramente un servizio prezioso per i giovani e per le giovani generazioni. Il ministro dell'istruzione dello Stato italiano, l'onorevole Gelmini, ha fatto capire nel suo intervento qui al Centro Studi Scuola Cattolica che non c'è differenza tra studenti di scuola statale e studenti di scuola paritaria, non esistono studenti di serie A e studenti di serie B. Ammesso che appunto c'è questa eguaglianza tra gli studenti, qual è però il valore aggiunto per uno studente di scuola cattolica? Cos'è quel valore in più che si può dare nella sua educazione e nella sua formazione? C'è in genere un valore appunto aggiunto nella scuola paritaria e viene dal progetto formativo, in cui si guarda al giovane fanciullo ragazzo come ad una persona che vuole crescere, che deve crescere, e per crescere a questa persona, a questo bimbo, occorre dare il meglio e occorre essere oggi più di ieri particolarmente convinti che i giovani piccoli potranno addirittura essere migliori di noi, per cui a loro va dato il meglio in istruzione e in formazione. Allora, noi cercheremo di farci testimoni e portavoci di quanto ha detto, soprattutto al prossimo convegno nazionale del Movimento Studenti Cattolici, e la ringraziamo per la sua disponibilità, direttore. Grazie a voi.